Finisce 2-0 per il Procida, immagino rammarico per quella occasione all'inizio secondo tempo, il rigore sbagliato da Guarro, però una partita che comunque per voi non è stata semplice perché il Procida oggi comunque ha fatto una grande prestazione. Sì, noi sapevamo che la partita non era facile già dall'inizio, però io ho visto un buon Procida, ma il Savoia ha concluso 7 volte in porta con delle parate del portiere incredibili, tra cui poi da questo. C'è stato anche il rigore sbagliato. Mister, non approfittate comunque del risultato del Portici che ha fatto 2-2 a Mondragone, domani ci sarà la Fragolese, comunque siete tutti lì, oggi comunque avete perso una questione importante. Nulla è perso perché domani gioca la Fragolese, il Portici ha pareggiato, però in classifica siamo là. Io ripeto, oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione perché abbiamo fatto 5-6 tiri in porta dove il portiere ha fatto dei miracoli. Mister, forse qualche errore di troppo dei suoi in fase di impostazione ho notato. Troppi lanci lunghi, qualche palla persa a centrocampo che ha innescato i contropiedi del Procida. Forse lì bisogna un po' lavorare. No, ma permettetemi anche di dire una cosa, perché non si può giocare su un campo del genere. Campo in pessime condizioni, in pessimo, proprio pessimo e pessimo tappeto verde. Una gara dove questa qua si poteva giocare da un'altra parte, sicuramente ne usciva più una bella partita. Un'ultima domanda gliela faccio sul Procida, che ora quarto in classifica, accorciato su di voi, e da 9 risultati utili consecutivi, con 6 vittorie e 3 pareggi, ha battuto la Fragolese, ha quasi battuto il Portici, oggi ha battuto il Savoia. Che impressioni le ha fatto questo Procida e se può giocarsi comunque le sue carte ancora per la zona playoff? Ah, certamente, il Procida se ne giocherà fino alla fine perché è un'ottima squadra guidata da un ottimo allenatore e quindi non ha, io penso che non abbia nemmeno problemi a fare questi playoff.